Allora, qua c'è un fuoco. Mangia dalla pentola. Non so bene di chi sia, ma sono gonfio come un porco, mi sta dicendo. Beh. Non ti fa venire l'abbiocco adesso, eh? Che non è il momento. Dunque, di là è inutile provarci, tanto non ci entro. Diciamo che è bella lunga, qua per entrare, nel senso che il gioco si presta a tante interpretazioni, non è minimamente scriptato, nel senso che io posso fare quello che mi pare, che a un lato è estremamente positivo per certi versi ed estremamente dispersivo per altri. Niente, qua è chiuso. Cercasi disperatamente porta d'ingresso. Cercasi porta d'ingresso. Ingresso di porta, porta d'ingresso. Allora, dovremmo esserci perché l'ho praticamente girata tutta. Prima o poi mi dovranno far entrare da qualche parte. Allora, intanto là c'è un bandito. Vediamo un po' se riesco a sorprendere il bandito. Well now, who No! just come crawling out from under? I'm going to enjoy this. Mamma mia, che rischio. Beh, lui c'ha un pezzo di legno. Sì! Sì! Colpo di grazia. Senza pietà. Con incappucciato e senza pietà. Bene. Non si fanno prigionieri. Bendaggio, calotta imbottita nera, calza branca rammendata, farsetto di pelle dove puoi tenere che pesa troppo, l'infuso di calendula e gli stivali del ladro, me li porto via. Bene, grazie gentilissimo. Cipolla e pretzel, mela e pane. Oh, posso entrare, Ale. Ci siamo. Bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Carota, frutta e soldi. Mamma mia, che caos qui. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away, didn't abandon them like me. Mamma mia. Noi sappiamo dove è successo, per cui. No, non so, ah, questo è il padre. Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. Mamma mia, anello di Bianca e This la is a grappa. keepsake to remember you by, my dearest. Sono il padre e la madre. Eccoli. Mamma mia. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. The one who did this to you. I remember his face. I'll find him.
first. I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Mamma mia. Bene. E trova una vanga. No, ma che... Ma che obiettivo è? Trova una vanga. Ma vi prego, cioè veramente. La quest sul seppellire la famiglia proprio avrei volentieri evitato. Ma dove la trovo una vanga io qua? Non... Chi c'è? Di qua? No. Non riesco a capire da che parte sia il cane. Non si capisce! Porcaccia la miseria! Guardate un attimo, non posso... Non posso manco muovermi, che fastidio! Tanto è chiaro che è tutto vicino al cane che sta abbaiando, per cui... questo ce l'ho indossato... Qual è il prezzo? Ho un chilo di troppo! Ma su... Il pane 06, scarta. Questo 03, è tipo scaduta sta roba. So, via. La torcia, questa, via, ecco. Allora. Poi se sto cane abbaiasse con un po' più di continuità, forse... Il fisco non produce effetti. Niente, di niente. Cane! Ah, ecco, finalmente! Get away, you beast! Ma perché? What's going on? It's Bishak. What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's Mutt? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Che sei stupido, c'entra! Quindi? Sta proteggendo il padrone, idiota, verrebbe da dire. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? L'ho chiesto prima io. I asked what you're doing here. How about you give me an answer?
If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Allora, ho disturbato le tue razzie? I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of corn. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Bene! Dove vai? Dove vai? I've got business to take care of here first. God, how I wish to be from this place. But first I must bury my parents. Mamma mia, che fastidio, la gente è così. Vigliacco maledetto. Allora. Easy there, boy. You know me. Your good master won't be needing this anymore. Io prendo solo la vanga. Ecco. Avessi avuto un arco, porcaccia la miseria, gli facevo fare una finaccia a quello. E vabbè. Scava una fossa sotto il tiglio e seppellisci i tuoi. E dunque, allora, vabbè. Giusto per stare un po' più comodi, facciamo così. Queste li scartiamo. Così il chiletto che manca. Il tiglio mi è bello lontano. Comunque devo dire che il fatto di poter interagire con i personaggi nella maniera che più mi piace è qualcosa che mi ha colpito parecchio. Cioè, io qua volendo avrei potuto reagire come volevo e se avessi avuto un arco l'avrei anche potuto far fuori il tipo, per cui molto appagante da questo punto di vista, è un tratto del gioco che mi ispira parecchio. Allora, arrivaci al tiglio con i due corpi. Ok. This is a good place. You're gonna like it here. Ah, devo fare fisicamente la cosa. Dunque, armi. No. Non ho la vanga. Oggetti chiave sarà? Vanga. Si era illuminato qualcosa. Non è molto chiaro cosa devo fare. Ma porca, ecco, ok. Ce l'abbiamo. Alcune cose che sono un po' tardo io. Assomiglia troppo al mio. Lo voglio assolutamente. Sai. Let's get to it.
Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Is Bishek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! I cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Sarà un piacere. Prima lui, poi tutti gli altri. Prima lui e poi tutti gli altri. Uno alla volta me li passo. Is that the... Che mi carica senza una logica. Porca miseria, che botta. Sì, vabbè, ma c'è una chance di reazione, datemela. No, così no, però. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. Well, I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Guard! Disperse this rebel! Holy fuck. Oh, fuck! Oh, meno male! La spada! La spada! Che angoscia! Da che parte devo andare? Situazione... sempre male!
done. Ci avrà gli incubi per i prossimi 2 secoli, lui. Ho scoperto il mugnaio intanto. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry, wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? Hmm. You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Dove mi trovo? Where am I? Appunto, dove mi trovo? In Scalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Scalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you. But you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Ore e giorni di delirio. You're awake. Good morning. Se non faccio altro che svegliarmi. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Cosa facevi a Scalica? What in the world were you doing in Scalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Come mi hai trovato? How did you manage to save me? You were lucky. I was in Scalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Stavano cercando me? Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radic he'd look after me. But as for why they should care... I've no idea. Vabbè, sono stanco. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. È tutto un risveglio, sto gioco nella prima parte. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, I haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Vabbè, ho riposato abbastanza, ecco. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanish of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him.
I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Ti devo la vita. I owe you both my life. And I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Certo, manco mi sono alzato, già. Devi fare questo, devi fare quest'altro. Cioè, devi ripagare il debito. Dunque, Grimaldello, non mi pare proprio il caso di iniziare così. Allora, prendi tutto. Recupera la spada di tuo padre e trova l'uomo che ha guidato l'assalto su Scalica e vendica la tua famiglia. Bene. E mangia dalla pentola. Trova Markvart von Aulitz e vendica i tuoi genitori. Vabbè, queste sono tutte missioni abbastanza avanzate. Frittella dolce, grazie. Frittella dolce, grazie. Frittella dolce, grazie. Grimaldello. Voglio una... Posso chiudere le finestre? No. Vediamo. Non puoi essere un Grimaldello, giustamente. Come non detto. Andiamo a vedere lo zio. Ciao zio! È uno chef. Mi chiamo Henry, grazie per esservi preso cura di me. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you, but it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Sì, di cosa avete bisogno? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Voglio saperne di più. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? So, quelle situazioni che... Cioè... Non lo so, perché per certi versi sì, ma no, vorrei fare un personaggio onorevole, in linea di massima, non lo so,
Se... No, non rischierò il mio onore. That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honor higher than coin. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my Groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Bene, non è stato facile, devo dire, in questo momento scegliere i dilemmi morali. Devo dire che sono contento che ce ne siano. Quantomeno abbiamo un elemento in più. Allora, intanto io mi laverei. Questo è il massimo che puoi ottenere con un trogolo. Trova dei bagni. E valli a trovare. Questo, se gli uso pure il bagno, fa un casino. Ragazzi, io a questo punto direi che ci potremmo fermare qua. Abbiamo visto abbastanza? La mia domanda è questa. Allora, io adesso vorrei mettere un sondaggio in alto a destra, come faccio sempre, dopo parecchio tempo, in maniera tale che possiate esprimere il vostro parere. Però vorrei sapere, magari attraverso un commento, se per voi è abbastanza per decidere cosa vi piacerebbe vedere. Nel senso, io ignoro quanto duri il gioco, ignoro quante cose ci siano da fare. Bene o male abbiamo capito il ritmo, qual è, e si potrebbe fare parecchio. L'unica cosa, l'unica incognita è ci sono abbastanza missioni secondarie per ipotizzare un disperso in, perché adesso parlandoci chiaramente le possibilità sono tre. O ci fermiamo qua e io vi faccio sapere più avanti una recensione, giocandomelo fitto fitto in questi giorni, oppure facciamo una serie completa, giocandolo tutto, oppure facciamo un disperso in, ovvero le missioni principali le seguo da me e con voi faccio quello che capita, le secondarie, vediamo se spunta fuori qualcosa, ma non so se sia quel tipo di gioco. Per cui io adesso faccio un primo sondaggio, poi dai commenti decideremo se far sì che sia il sondaggio definitivo, se magari vogliamo fare un altro paio di episodi prima di decidere. Per cui valutate voi come la vedete, cosa ne pensate. Io chiaramente aspetterò prima di andare avanti per ascoltare un po' il vostro punto di vista, però appunto valutiamo bene, perché credo che siano di quei giochi parecchio lunghi, per cui vorrei essere sicuro che a voi vada veramente una serie e che la maggior parte della community voglia andare avanti in maniera concreta, perché è un progetto eventualmente per il canale che ci porterebbe via un sacco di tempo e un sacco di spazio, per cui valutiamo bene cosa fare. Detto ciò, niente ragazzi, io aspetto di sapere cosa ne pensate, vi ringrazio per avermi seguito in questi giorni e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!